Trent'anni prima, un mese di luglio mi pare, davanti al medesimo mare, in una pensione per famiglie, il corriere della sera di mio padre, qualcosa era cominciato dove tramontava il sole, in Spagna. Quand'è che hanno ammazzato quei negri in America? L'estate scorsa o quella innanzi? La memoria serve a livellare tutto. Sull'asfalto delle strade il sangue fresco torna ad agrumarsi dove già schizzò negli anni passati. Nulla deve mutare. Non esiste nessuna prospettiva, non c'è nessuna scala di precedenze. Tu devi ora partecipare di questa passione fittizia come hai già fatto con altre passioni apparenti. Non devi avere il tempo di sostare. Devi prepararti a dimenticare tutto e presto. Devi disporti a non essere e a non volere nulla. Che dire della stampa borghese radicale di Benedetti sull'Espresso. E le iniziative di solidarietà, i donatori di sangue amaramente sorpresi dall'ipotesi che il loro sangue vada a scorrere in vene di arabi dissanguati. I volontari, tutta quest'area da alluvione, da terremoto, da India da sfamare con l'imbroglio sotto, la catena della solidarietà, il puzzo d'Italia, l'aria ammorbata dagli effati del consenso. Hai ragione, ma è più forte di me. Quando gli ebrei sono minacciati... è l'altra mia patria, ma l'antisemitismo c'è. Incontro M, è israeliano, cresciuto in un kibbutz, lavora a Milano, valuta la situazione, spiega, ragiona, non una sola parola di quel razzismo anti-arabo che sporca i nostri giornali. Parenti ebrei fanno sapere di meravigliarsi del mio silenzio pubblico e lo deplorano. Una mia nipote si trova, sembra, vicino al confine siriano dove si è sparato. Tornerà sana e salva. Telefono per notizie. Le prime parole non sono però per comunicarmi una comprensibile agitazione.